Quando vedo i miei nipoti ho una voglia matta di sbaciucchiarli. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. E già, sono così teneri, così morbidi, così piccoli, così belli, così da prendere e da baciare. Quattro nipoti, da un anno a 6 anni, e cosa vuoi fare quando li vedi, se non stringerli forte? Però poi ti viene in mente che quando eri bambino tu e arrivava il nonno, la nonna, la zia, un parente un po' attempato, diciamo così, e non voleva fare altro che sbaciucchiarti, ti dà un fastidio tremendo. Era proprio una sensazione di sentirti costretto a stare lì. Perché in fin dei conti il gesto d'affetto deve essere qualcosa che piace a chi lo riceve, non soltanto a chi lo dà. Se quello che faccio io ti dà fastidio, come faccio a far sì che questo dimostri un affetto? Dimostri che ti voglio bene, dimostri che per me conti, che per me sei qualcosa, che per me sei importante, se alla fine quello che voglio è soltanto qualcosa che piace a me. E quindi può essere che bisogna magari chiedere prima il permesso, provarci a farsi dire di sì o trovare il modo migliore con cui vogliono essere effettivamente abbracciati, nel senso di ricevere una dimostrazione di affetto, che magari è dargli retta, giocare con loro, ascoltare le loro sciocchezze, mettersi alla loro completa disposizione donando tempo, che forse alla fine è sempre una cosa che rende di più. Buongiorno e buon caffè.